Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione di Tele Italia. Questa volta mi trovo d'accordo con Bonafede, ministro di Grazia e Giustizia, ho chiamato anche il guardasigilli, chissà se veramente lui li sta guardando i sigilli o no. Però io questa volta, è una delle rarissime volte che mi trovo d'accordo con i 5 Stelle, perché realmente non ho una grande considerazione di quella compagine politica. Però che cosa succede? Lui assume 1100 nuovi agenti e non vuol sentir parlare di nessun'altra cosa. Ma di che cosa dovrebbe sentir parlare? Voi sapete che ultimamente sono state delle richieste e delle proposte di magistrati e associazioni per diminuire il numero dei detenuti nei penitenziari. Ma da lui nessuna apertura. Ma perché? Ma la domanda mia è: perché bisogna diminuire il numero delle persone nei penitenziari? Bisogna diminuirle solo nel caso che nei penitenziari ci sia un sovraffollamento o ci siano più persone di quelle che la struttura può contenere, ospitare, chiamiamo così, ospitare. Quindi, io vorrei anche sapere qual è la paura dei detenuti. La paura di contrarlo? Ma come fa a entrare quella cosa nel carcere, quando lì è un super isolamento, è una zona rossa per eccellenza, nessuno può uscire neanche per andare a fare la spesa, lì non puoi andare a fare la passeggiata al parco, andare a comprare la lampadina, andare al supermercato, andare a cena da amici, quindi quello è un isolamento, chiamiamolo, per eccellenza, quindi secondo me la paura è assolutamente ingiustificata, o meglio, forse stanno cavalcando questa cosa per essere liberati. Cioè, questa è la nostra grande occasione, ma Bonafede non cede assolutamente e io sono d'accordo assolutamente con lui. Poi figuriamoci, i 5 Stelle che vengono definiti i manettari, forse a volte in maniera eccessiva, io direi che sono giustamente per le manette, più che manettari sono giustamente per la teoria che chi deve stare in carcere ci deve stare, o chi ha commesso un crimine ci deve andare, ecco. Quindi io a volte più che manettari li definirei dei diversamente manettari. No, a parte gli scherzi, io su questo tema sono d'accordo con i 5 Stelle, ecco. Io non sono un giustizialista, però quello che è giusto è giusto. Chi deve stare in carcere ci deve stare, chi ci deve andare ci deve andare, senza sconti di pene, prescrizioni o cose del genere. Certo, la prescrizione si può anche fare se il sistema giudiziario in Italia permette dei processi veloci, velocissimi, se no, per me, la prescrizione non ha senso cancellarla quando non c'è il processo, non si può garantire il processo veloce. Ma vediamo. Qui si sta parlando delle rivolte nelle carceri italiane, che dopo la sospensione delle visite ai detenuti per contenere i rischi proprio del contagio hanno fatto rientrare l'emergenza. Quindi anche i detenuti si devono astenere da vedere il fidanzato, la fidanzata, perché è un momento particolare. Anche chi è in Italia c'è il divieto di uscire per andare a trovare la fidanzata o il fidanzato. Quindi diciamo che non c'è tutta questa grande differenza tra il carcere e chi sta chiuso in casa, ammesso che la gente stia realmente poi chiusa in casa. Ma ci sarebbero delle emergenze di sommosse, devastazioni, però non c'è il sovraffollamento, dicono, nel pericolo che qualora malauguratamente entrasse quella cosa anche dentro il penitenziario, dove l'isolamento e le distanze di sicurezza tra detenuti sono semplicemente un'utopia. La situazione potrebbe degenerare in forme anche peggiori di quelle viste nei giorni scorsi, però che entri lì dentro è assolutamente poco probabile, non possiamo dire che è impossibile, è poco probabile, perché può portarlo anche una guardia, come si chiamano, guardie carcerarie, non lo so, non vorrei che qualcuno si offendesse per aver detto
la loro definizione lavorativa in un modo errato. Guardie carcerarie, penso che non ci sia da offendersi, no? Ma è così. C'è comunque una situazione che potrebbe essere esplosiva, potrebbe, forse, ma il ministro Alfonso Bonafede, da tutti gli interventi che ha fatto in Parlamento, lui praticamente non ha chiesto, qualcuno gli ha chiesto gli interventi immediati per non farsi trovare impreparati, ma da lui non arriva nessun segnale, a parte l'assunzione dei 1100 nuovi agenti. Ma quale segnale volete che ha? Cosa sono gli interventi immediati? Quali sarebbero gli interventi immediati? Fare che cosa? Trasferirli dove? Dove? Se si poteva farlo prima, si sarebbe fatto prima, anche in tempi senza questo problema, se c'è un sovraffollamento. Quindi il problema di una nuova sommossa notturna nel carcere di Catania, che ha provocato danni alle strutture ma non alle persone, ha riacceso l'attenzione. Dal ministro non si vuole dare l'impressione di un cedimento di fronte alle violenze e alle proteste, ma penso che su questo i 5 Stelle possono trovare il pieno sostegno del centrodestra. Assolutamente. Io non ho ancora sentito esattamente la posizione del centrodestra, né di Salvini né della Meloni, però sono sicuro che appoggerebbero Bonafede sempre e comunque su questo tema. Sulla prescrizione no, ma su questo tema penso che siano tutti d'accordo. Ho visto qualche uomo di sinistra come Gad Lerner, qualche buonista dire poverini, dobbiamo capire, la Bignardi fuori dal carcere dicendo dobbiamo capire che umanamente, ma che cosa dobbiamo capire? Che cosa dobbiamo capire? Loro sono più isolati di tutti. Loro sono più al sicuro di qualunque persona che c'è fuori. Ecco, sono più al sicuro. Anche se non hanno il metro di distanza o i 2 metri di distanza sempre, le persone che sono lì dentro, in teoria, non sono a contatto con questo problema. Alcune carceri stanno prendendo dei provvedimenti su misura, diciamo. Si stanno facendo carico i magistrati di sorveglianza che, consapevoli di quello che sta succedendo e dei rischi futuri, hanno cominciato a prendere di loro iniziativa provvedimenti di decongestione del sovraffollamento, per esempio concedendo le licenze necessarie a non far rientrare in carcere di sera i detenuti semiliberi che escono al mattino, intanto per 2 settimane, poi si vedrà. È successo nel Lazio, in Toscana e anche altrove. Commento del Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma, chiamato dal Ministro a far parte della task force annunciata per fronteggiare l'urgenza, commenta le licenze e l'estensione della detenzione domiciliare da parte dei tribunali di sorveglianza sono un segnale positivo, ma mi auguro che ne arrivino pure sul piano legislativo. Dobbiamo dire che nelle carceri ci sono 11.000 detenuti in più rispetto alla capienza, le proteste dell'ultima settimana hanno reso inagibile 2.000 posti, quindi l'attuale sovraffollamento supera la quota 13.000. Ma attenzione, ma io ho delle difficoltà veramente a capire. Il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è un problema che io ricordo da sempre. Adesso che non abbiamo più la leva obbligatoria, il servizio militare obbligatorio, abbiamo libere centinaia di caserme che sono degli edifici antichissimi, belli, solidi, con muri di 1 metro, con guardiole, con muri di cinta, con filo spinato. Ad esempio la caserma dove ho fatto io il militare, a Torino, adesso non mi ricordo come si chiamava, era nel 2° battaglione del Genio Ferrovieri, quella caserma è chiusa da qualche anno, è una caserma perfettamente funzionante. Lì potete fare con pochissima spesa, ma veramente poca spesa, fare delle tramezze. Io mi ricordo le camerate, erano già quasi pronte per ospitare un carcere, basta dividere le camerate in 2-3 celle, c'erano decine di camerate, nel senso che le strutture ci sono,
Io non capisco, veramente ho difficoltà a capire, pensano a dare il reddito di cittadinanza, pensano a quota 100, e poi quando c'è da sistemare un po' di caserme del Ministero della Difesa, dismesse, non proprio dismesse, ma non utilizzate, inutilizzate, niente. Silenzio assolute. Le stesse caserme che potrebbero essere utilizzate per fare anche dei tribunali, però niente di questo viene fatto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.